Siamo attorno al 150 d.C., quando l'astronomo alessandrino Tolomeo pubblica l'Almagesto, che riunisce in una singola opera tutto il sapere astronomico del mondo antico, basato esclusivamente sull'osservazione ad occhio nudo. Tra tutte le stelle osservabili, però, ce ne sono cinque che cambiano. Sono i pianeti, termine che significa proprio in greco antico stella errante, ed è per spiegare il movimento di questi astri che in quest'opera si delinea nella sua forma più completa la visione dell'universo comune a tutte le civiltà antiche. Nasce così la teoria geocentrica, anche chiamata aristotelico-tolemaica, in onore ai due filosofi della natura che diedero i maggiori contributi nella sua formulazione. Questa teoria, come suggerisce il nome, pone la Terra al centro dell'universo, mentre tutti i pianeti, il Sole e la Luna, le girano attorno. Sullo sfondo, nel cielo delle stelle fisse, troviamo infine tutte le altre stelle. Ogni pianeta si muove attorno alla Terra in modo specifico, dato dalla combinazione di moti su particolari traiettorie. Questo infatti serviva a spiegare alcuni movimenti particolari dei pianeti, come il loro moto retrogrado. Si osserva infatti che ogni certo numero di mesi, ogni pianeta comincia notte dopo notte a muoversi all'indietro nel cielo, per poi riassumere il moto ordinario. Per spiegare questo fenomeno, Tolomeo fa uso di combinazioni di traiettorie, chiamate deferenti ed epicicli. Questo modello, ottenuto solo grazie ad osservazioni visuali, senza alcuno strumento di precisione, fu quello accettato per più di 1400 anni, fino alla rivoluzione copernicana. Questo perché, oltre che a prevedere molto bene, entro la precisione ottenibile all'epoca, il moto dei pianeti, si adattava perfettamente alle credenze filosofiche e religiose del tempo. La Terra, dove abitavano tutte le creature create da Dio, dopo tutto doveva trovarsi al centro e tutto il resto doveva ruotarle attorno. Ed è proprio questo, infatti, il modello che farà da base alla cosmologia dantesca rappresentata da Dante nella sua Commedia. Sarà il genio e l'intuizione di grandissimi astronomi del XVI e XVII secolo a mettere però a dura prova la tenuta del sistema aristotelico-tolemaico, aprendo la strada alla rivoluzione astronomica.